Questo accadeva meno di un anno fa, a novembre, a Islamabad. 2000 estremisti di un movimento islamista inscenarono una protesta per chiedere le dimissioni di un ministro che accusavano di blasfemia. Negli scontri con la polizia ci furono morti e feriti. È lo stesso partito politico radicale pakistano che oggi chiede la pena capitale per Asia Bibi, cristiana, accusata di aver insultato Maometto durante un litigio con alcune donne musulmane che l'avevano umiliata per aver bevuto dell'acqua da un pozzo a lei proibito in quanto cristiana. Da 9 anni Asia è in carcere ed è condannata a morte. Se non sarà fatta giustizia, la condanna di Asia sarà trattata con indulgenza o con leggerezza o cercherà di fuggire in un altro paese, ci saranno conseguenze pericolose, hanno fatto sapere con questa nota gli estremisti. L'attesa dunque è tutta per la sentenza, terzo grado di giudizio della Corte Suprema. Dopo l'ultima udienza, ieri i magistrati si sono presi del tempo per decidere a difendere Asia Bibi, un musulmano, Saiful Maluk. All'uscita dal tribunale era accompagnato da Joseph Francis, direttore del Centro Pakistano per la Difesa dei Cristiani. È stato lui a prendere la parola. Il nostro avvocato, ha spiegato Francis, ha fatto valere le ragioni di Asia. La Corte ha chiesto a noi e ai giornalisti di non pubblicare nuovo materiale sul caso fino a quando non ci sarà la sentenza definitiva. Ad ogni modo, qualunque cosa la Corte deciderà, noi l'accetteremo. Gli avvocati di Asia hanno evidenziato molte discrepanze fra la versione dell'accusa e le testimonianze e il motivo delle discrepanze è molto semplice. I testimoni chiamati in causa sono due uomini, un imam e il proprietario del campo dove Asia lavorava, che in realtà testimoni non sono perché a quella vicenda non hanno assistito personalmente. Al giornalista che gli chiedeva se fosse soddisfatto dell'udienza, Joseph Francis ha risposto di sì. Abbiamo dimostrato, assicurato che le accuse sono false. Di certo, se Asia si salverà, difficilmente potrà rimanere in Pakistan.